Sgozzato per gelosia, Agropoli sotto shock, il ventenne Marco Borrelli è stato assassinato dall'ex compagno della sua fidanzata, un tunisino che l'aveva minacciato più volte. Gli inquirenti hanno raccolto sufficienti elementi di colpevolezza. Ucciso e bruciato, giallo a una svolta, sarebbe stato prima giustiziato con un colpo alla testa, il 60enne ritrovato carbonizzato in auto in una zona di montagna di Contrada in Irpinia. C'è l'ombra della camorra, indagini condotte dalla DDA. Le moto rubate a Napoli finivano in Africa, i mezzi oggetto di furto o rapina venivano smontati e spediti in Africa all'interno di container di rifiuti per essere venduti a un prezzo pari a un terzo di quello di mercato. Arrestati due ghanesi. False cittadinanze, Brusciano si difende, respinge ogni accusa il sindaco del comune napoletano dove si rilasciavano falsi documenti a cittadini brasiliani, tra cui anche calciatori di Serie A. Già sospeso da un anno il dipendente infedele. Condanna in appello per il killer di Morcone, dovrà scontare 15 anni di carcere l'uomo della provincia di Benevento accusato di aver ucciso l'assicuratrice di Morcone. La vittima venne assassinata con 30 coltellate, la sentenza è emessa dalla Corte d'Appello. Serie B, nuovo esame per le tre campane, Benevento e Salernitana in trasferta contro Cittadella e Ternana per continuare la corsa playoff. Avellino in casa, l'assalto del Carpi con l'incubo penalizzazione. Dalle 15 la diretta su 8 Channel. E questi erano i titoli di oggi, ben ritrovati con l'informazione regionale di 8 Channel News. In apertura la cronaca, si erano dati appuntamento al Parco delle Ginestre, dove poi Marco Borrelli ha trovato la morte, sgozzato con un coltello. Agropoli è sotto shock per la morte del giovane, ucciso per gelosia da un 25enne di origini tunisine che ha confessato. Ad armare la mano dell'assassino una donna contesa. Sentiamo in apertura Giovan Battista Lanzilli. Si erano dati appuntamento nei pressi del Parco delle Ginestre, a pochi metri dal litorale di Agropoli, affrontare una volta per tutte la questione. Ma la discussione è degenerata ed è finita nel peggiore dei modi. Marco Borrelli, 20 anni, è morto dissanguato dopo essere stato colpito al collo da un fendente. I carabinieri della compagnia di Agropoli per il delitto hanno arrestato Mrabet Nezar, 25 anni, residente a Castellabate e figlio di genitori tunisini. Alla base dell'omicidio il movente passionale. Marco, infatti, era fidanzato con la ex del 25enne. A quanto pare, già in passato era stato minacciato dal giovane di origini tunisine che, agli inquirenti, avrebbe già ammesso le proprie responsabilità. È stata dunque la gelosia ad armare la mano del ragazzo contro il rivale d'amore. Di Borrelli si erano perse le tracce giovedì, giorno dell'appuntamento nel quale ha trovato la morte. Poi, nel pomeriggio di ieri, il macabro ritrovamento del cadavere tra la vegetazione. A poca distanza, un coltello insanguinato utilizzato dall'assassino per ucciderlo. La salma si trova ora all'obitorio dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove lunedì sarà eseguita l'autopsia. Nezar, padre di due figli avuti con la compagna di Borrelli, non avrebbe mai accettato la fine della storia. Già in passato, si racconta in paese, c'erano state tensioni tra i due. Anche sui social, Marco lavorava con il padre, titolare di una nota ditta di trasporti e noleggio barche. Tanti messaggi sulla bacheca del giovane, c'è chi ricorda le serate insieme, le bevute in compagnia, una canzone che li univa. Agropoli è sotto shock per la morte di un giovane ucciso per amore ad appena 20 anni. E c'è l'ombra della camorra dietro l'omicidio di Contrada in Irpinia. Indaga la DDA sull'uomo ritrovato carbonizzato all'interno di un'auto in un bosco della periferia avellinese. Farà chiarezza l'autopsia. Paola Iandolo. Sul brutale omicidio di Michele Tornatore indaga l'antimafia. Il corpo del 62enne di Contrada è stato trovato venerdì mattina carbonizzato nella sua micra grigia in via Pastenate all'interno di una discarica dismessa. Non è stata ancora disposta l'autopsia, gli inquirenti decidono nelle prossime ore. L'incarico verrà affidato al medico legale Carmen Sementa. Dall'esame esterno del cadavere sembra comunque che il 62enne sia stato prima ucciso con un colpo di pistola e poi bruciato. Il cadavere è stato rinvenuto nel cofano della sua vettura. Molto probabilmente il delitto è stato commesso martedì sera. Il GPS dell'auto ha fornito segnali fino alle 20:20 circa ed era proprio lì in via Pastenate, dove poco dopo è stata incendiata. L'uomo era insieme in libertà e avrebbe dovuto far ritorno nel carcere di Bellizzi, ma non si è più visto. Proprio per questo nei suoi confronti era scattata anche una denuncia per evasione. Le modalità dell'omicidio lasciano supporre un'esecuzione in stile camorristico. Non sorprende quindi che a condurre le indagini dei carabinieri, del nucleo operativo e della compagnia di Baiano siano gli inquirenti della DDA di Napoli. Ma perché Michele Tornatore sarebbe stato ucciso da personaggi evidentemente vicini al crimine organizzato?
sbagliato. Perché quella brutale esecuzione? Si cerca naturalmente sia nei suoi rapporti in carcere, sia nel luogo dove lavorava nelle ore del giorno, un'officina, prima di far rientro in cella. Gli investigatori non hanno molti elementi, si stanno ricostruendo le ultime ore di vita del pregiudicato, chi ha visto, con chi ha parlato al telefono, si stanno ascoltando amici, parenti e conoscenti. Non si può escludere del tutto l'ipotesi di uno sgarro commesso in carcere, un affronto nei confronti di qualche intoccabile. Il riserbo degli investigatori è totale. Non filtra la più piccola indiscrezione. L'impressione è che non ci siano al momento elementi importanti nelle mani dei carabinieri. Niente treni EAV nel pomeriggio di Pasqua. Ad annunciarlo è l'amministratore unico dell'ente autonomo Volturno, Umberto De Gregorio, che dà notizia della decisione presa dall'Assemblea dei lavoratori, che ha bocciato la proposta di accordo che era stata raggiunta con i rappresentanti sindacali e che prevedeva 230 euro per il turno pomeridiano nella giornata di domenica 16 aprile. L'EAV ha già avviato un programma per garantire comunque i collegamenti tra Napoli, Pompei e Sorrento attraverso bus sostitutivi. Chiare le parole di De Gregorio, la cosa si commenta da sola, ci sono giovani che avrebbero accettato la nostra proposta per un quinto di quella somma. Una vera e propria passaportopoli alle porte di Napoli. A Brusciano, più di 300 false residenze a cittadini di nazionalità brasiliana. Il sindaco romano si difende. Rocco Fatibene. Brusciano, poco più di 16.000 abitanti, una cittadina a vocazione agricola trasformata in una colonia brasiliana. Circa 400 naturalizzati italiani, tutti formalmente residenti nel comune napoletano. Qualcuno con il sogno dichiarato di sfondare nel calcio. Una passaportopoli internazionale alle porte di Napoli che ruota attorno alla figura del responsabile dell'ufficio dello Stato Civile Comunale, Michele Di Maio, agli arresti domiciliari insieme ad un faccendiere sudamericano residente a Terni. Sono accusati di corruzione, falsità ideologica e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Lunedì gli interrogatori di garanzia dinanzi ai magistrati della Procura di Nola. Sarà sentito anche il sindaco Giosi Romano, che ai nostri microfoni difende l'operato dell'amministrazione. Il provvedimento dell'altro giorno non ci coglie di sorpresa, né determina effetti devastanti all'interno della Casa Comunale, atteso che tutti i provvedimenti erano stati già adottati un anno fa. In paese c'è però chi non crede all'estraneità dell'ente rispetto alla vicenda. Mi dispiace che chi eventualmente era preposto per controllare tale situazione, insomma, sia del tutto assente. Sorpresi dal clamore nazionale, i cittadini che non immaginavano un simile scandalo. Io sto sentendo Brusciano per televisione, che non l'ho mai sentito. È quello che sta succedendo a Brusciano, che è sempre successo. È una vita. Noi ci troviamo con tante persone in più e non sappiamo chi sono e dove stanno, in che famiglia stanno. Sono le solite vicende all'italiana, quindi non c'è da meravigliarsi di niente. Per quale motivo si fa una cosa del genere? Per motivi elettorali? Perché c'è un sistema? Per moneta. Moto rubate o rapinate a Napoli che venivano smontate e spedite in Africa all'interno di un container per rifiuti a un prezzo pari a un terzo di quello di mercato. È quanto hanno scoperto i carabinieri del nucleo investigativo che hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria due ghanesi ritenuti coinvolti nel traffico. Si tratta di un 32enne in Italia come richiedente asilo politico e un 44enne con permesso di soggiorno per motivi umanitari. I due, è emerso dalle indagini, hanno gestito la ricettazione di moto e scooter rubati o rapinati nel capoluogo campano tra novembre 2016 e lo scorso mese di marzo e la spedizione in nave verso l'Africa. I mezzi rubati venivano stoccati in un deposito di via Gianturco, 33 sono stati recuperati e verranno restituiti ai proprietari. Non migliorano le condizioni della 21enne studentessa universitaria di Marzano di Nola colpita da meningite. Intanto a Fisciano c'è preoccupazione, ma il sindaco Sessa, 8 Channel, rassicura i cittadini. Sara Botte. Due comunità unite dall'incubo meningite. Restano gravi le condizioni della 21enne studentessa dell'Università di Salerno colpita dall'infezione. La giovane di Marzano di Nola è stata trasferita nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Cotugno di Napoli, dove è ricoverata in prognosi riservata, in rianimazione. È in coma farmacologico. Intanto, mentre nel suo paese natale i cittadini si raccolgono in preghiera, la psicosi da contagio dilaga nel comune di Fisciano, anche se il sindaco rassicura tutti. Sicuramente c'è un po' di preoccupazione tra la popolazione, anche se la situazione è abbastanza sotto controllo. Ovviamente l'invito è di seguire la profilassi a tutti quelli che sono stati in contatto o hanno frequentato gli stessi luoghi della studentessa, in modo tale di evitare altri
contagi. C'è un po' di psicosi in paese, però lunghe code per gli antibiotici, il problema delle scuole, se ci sia o meno la necessità di chiudere gli istituti scolastici. In questo, noi siamo in stretto contatto con l'ATRI, in questo momento non ce n'è la necessità. Quindi il problema resta circoscritto? È abbastanza circoscritto, anche perché è una studentessa non residente a Fisciano, non ha frequentato luoghi all'interno del comune. Quindi, c'è un po' di allarme nei genitori? Un po' di allarme sicuramente ci sta nei genitori dei bambini, ma anche là la situazione è abbastanza sotto controllo. I carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata hanno eseguito un sequestro di beni del valore di circa 100.000 euro riconducibili a Natale Scarpa, 37 anni, di San Giuseppe Vesuviano, ritenuto affiliato al clan Gallo Limelli Vangone, organizzazione camorristica dedita al traffico internazionale di stupefacenti. Scarpa, secondo gli inquirenti, coordinava e dirigeva l'acquisto dello stupefacente dall'Olanda e la rivendita sul territorio nazionale. I beni sequestrati si trovano tra Roma e il Vesuviano. Andiamo nel Sannio, dovrà scontare 15 anni di carcere l'uomo della provincia di Benevento accusato dell'omicidio dell'assicuratrice di Morcone, uccisa con 30 coltellate. Lo ha deciso la Corte d'Appello. Il servizio. Confermata dalla Corte di Appello di Napoli la condanna a 15 anni con rito abbreviato per Damiano De Michele, 36 anni, originario di Ponte Landolfo, l'operaio accusato di aver ucciso il 13 gennaio del 2015 Aurora Marino, 51 anni, assicuratrice di Morcone. Era il 10 novembre del 2015 quando il giudice Maria Ilaria Romano aveva pronunciato la sentenza assolvendo l'imputato dall'accusa di occultamento di cadavere. Una decisione, quest'ultima, contro la quale aveva fatto appello il PM Capitanio. Identica alla scelta dell'avvocato dell'imputato, che avrebbe voluto per il suo assistito la concessione delle attenuanti generiche. Entrambi gli appelli sono stati ora respinti dalla Corte, che ha ribadito la pena per un delitto che all'epoca aveva avuto una vasta eco nell'opinione pubblica. La vittima era infatti una persona molto conosciuta, che da sempre si spendeva per aiutare i bimbi in difficoltà. Era presidente dell'associazione Onlus Pantera, di cui De Michele era collaboratore. Lui aveva confessato di averla ripetutamente accoltellata perché temeva che lei potesse rivelare la loro relazione. 30 i colpi che le aveva inferto, poi aveva pulito la scena dell'orrore. Aveva avvolto il corpo in una coperta, lasciandolo nel corridoio dell'appartamento, nel quale doveva trasferirsi con la sua compagna, in stato di gravidanza. Ad Avellino ora la maggioranza boccia, presa d'atto e previsionale, così parte la liquidazione per l'istituzione Teatro Gesualdo, durissima l'opposizione consiliare. Ad Avellino parte ufficialmente la liquidazione del Teatro Gesualdo. Il sindaco, il presidente del consiglio e la maggioranza hanno bocciato il consuntivo 2015 e il previsionale 2016-2018. Foti ha ribadito la necessità di mettere in liquidazione l'istituzione perché giuridicamente e tecnicamente dobbiamo avere, ha detto, la cristallizzazione e la ufficializzazione dello stato dell'arte economico-finanziario dell'istituzione. Qui non si parla di fondazioni mega galattiche, ha aggiunto, si tratta di definire una liquidazione stralcio, arrivare in aula con un bilancio di liquidazione. Liquidazione finale, consentire all'istituzione di continuare e arrivare alla gestione di carattere transitorio che si occupi dello svolgimento delle gare per la programmazione teatrale della prossima stagione. Durissimo il commento di Giancarlo Giordano, per il quale oggi si compie il fallimento di questa amministrazione. Tutte le decisioni le ha prese questa maggioranza, le ha prese questo sindaco e le ha prese su tutto, anche sul teatro. Quindi far finta di essere un estraneo o un turista che si è accorto che c'era un problema per strada mi sembra francamente eccessivo. Non si fa spallucce su una vicenda così grave. Cosa facciamo del teatro che poi può diventare il simbolo di che cosa facciamo della città? Si propone un comitato addirittura di consiglieri comunali, si salvi chi può, viste i consiglieri comunali di maggioranza. Io penso che invece bisogna ritornare in consiglio comunale e farsi carico di una discussione che non possiamo chiudere in quest'aula, ma dobbiamo fare con tutta la città per dare un futuro, speriamo, migliore al nostro povero teatro. Adesso parliamo di Terra dei Fuochi, sarà attivato a breve il biodigestore per lo stoccaggio controllato dell'umido, cittadinanza divisa, ma il sindaco Pozziello, il sindaco di Giugliano, assicura controlli serrati, il sito è stato migliorato ed è sicuro. Simonetta Iappariello.
Il biodigestore della discordia divide la città di Giugliano. Si tratta di un impianto di stoccaggio pronto a partire nella zona ASI della città. Cittadinanza divisa tra chi dice sì all'impianto e chi dice no, magari proprio le persone che risiedono a Ponte Riccio, zona martoriata da inquinamento, roghi, miasmi e camporom. Il sindaco Antonio Pozziello intanto assicura, tra siti di trasferenza e controlli, il biodigestore non sarà un pericolo. C'è l'attivazione del biodigestore e l'attivazione di un impianto di compostaggio in un unico sito, sono due impianti che si integrano. Il problema è quello di un territorio che ha pagato tanto all'emergenza rifiuti, che è un territorio vasto che è stato troppe volte utilizzato come sversatoio e ha un'area industriale che si presta ad accogliere impianti di questo tipo, che sono impianti industriali. Dal canto loro i cittadini invocano più controlli contro roghi e la bonifica definitiva della martoriata terra dei fuochi. È una cosa molto molto importante, ci dobbiamo cercare di civilizzare nel migliore dei modi. Si utilizzano belle parole, belle parole il biodigestore, oppure che il sindaco ci dice che lui controllerà l'operato del biodigestore, ma poi in realtà sappiamo gli interessi che stanno alle spalle in questo comune. Questo è un comune che andrebbe commissariato. Soprattutto per i bambini questa cosa deve essere, perché comunque è una cosa che non se ne può più, la verità, questa terra dei fuochi. E in settimana sottoscriveremo un accordo col presidente De Luca per dare vita alla centrale operativa che dovrebbe spegnere la terra dei fuochi. Per noi è un grande risultato, una grande attenzione e per la prima volta anche il numero dei roghi è decisamente calato. Accelerare sulle opere infrastrutturali necessarie per il porto di Salerno, perché lo sviluppo dello scalo è decisivo per la crescita economica di Salerno. Questo è il monito dell'assessore Roberto De Luca all'indomani della visita del presidente dell'Authority Unica Pietro Spirito. Incassate le due nuove rotte transoceaniche per il Nord America, che segnano un ulteriore spunto per la sfida della competitività a Napoli, il porto di Salerno è chiamato adesso a recuperare i ritardi in termini di dragaggio dei fondali e di adeguamento infrastrutturale dell'area retroportuale. Provvedimenti necessari per accogliere in rada le navi cargo di grosse dimensioni e i giganti della croceristica mondiale. Il presidente dell'autorità del Tirreno Centrale, Pietro Spirito, ieri a Salerno ha chiarito che si lavora a testa bassa per recuperare il tempo perduto, sollecitando allo stesso tempo il ministro Graziano Del Rio a nominare il commissario che dovrà gestire l'unificazione con Napoli di qui alla fine dell'anno. Da par suo, il comune insieme agli operatori dello scalo non vuole stare a guardare. L'assessore Roberto De Luca chiarisce che intorno al porto si gioca una buona fetta della crescita economica della città e di tutto il territorio. La sfida delle aree retroportuali si pone in sintonia anche con il percorso che la Regione Campania e il nostro Comune stanno facendo per la zona economica speciale, quindi per creare anche qui un'area di competitività a fiscalità compensativa in cui attrarre risorse, in cui rendere più agevoli gli investimenti. La competitività di un porto, di un'infrastruttura logistica, in realtà è la competitività di un intero territorio, perché la logistica serve soprattutto alle imprese, serve alle produzioni, serve all'esportazione. Il porto di Salerno è vocato per tradizione, per la vocazione dei suoi operatori alle esportazioni, quindi significa davvero dare una bella mano in termini di competitività a tutto il nostro apparato produttivo e industriale. Il sottosegretario Sannita, Umberto Del Basso De Caro e Nicola Mancino firmano il patto per le aree interne. Ieri l'incontro dibattito al Viva Hotel di Avellino, dove l'ex presidente del Senato non ha risparmiato stoccate al sindaco Foti. Europa Mezzogiorno e l'Irpinia. Ieri l'incontro al Viva Hotel di Avellino con il sottosegretario alle infrastrutture Umberto Del Basso De Caro e l'ex presidente del Senato Nicola Mancino. Ad aprire il confronto Enzo Ambrosone, a riferimento dell'associazione interna al Partito Democratico, che ha detto: quello di oggi non è il tentativo velleitario di descrivere le sorti del mondo, ma è l'urgenza di uscire dal contingente. Nel corso del dibattito il sottosegretario ha sottolineato l'inerzia del Mezzogiorno, un territorio fermo, ma che la classe dirigente ha il dovere di far ripartire. È una scommessa di non lunga durata, 10 anni. Tra 10 anni noi avremo deciso definitivamente il nostro destino, se cioè le nostre comunità saranno definitivamente marginalizzate e desertificate o se avranno una speranza concreta di rinascita. Mancino sul tema ha rilanciato la volontà di un dialogo proficuo che ravvicini la cittadinanza alla politica e quindi all'europeismo. Il presidente ha poi fatto un passaggio sulla questione della politica avellinese, pronunciando parole significative. Qualcuno mi dice che Avellino è in fase decadente. Io rispondo che tutto dipende dalla volontà di ripresa della città e di chi la abita.
ci vuole una scossa e a darla dovranno pensarci i giovani. Poi si è rivolto alla platea di amministratori, di qua Foti a Enzo De Luca, che Avellino ha bisogno di un'iniezione di fiducia. La situazione della sanità in Campania, in particolare la sfida dei progetti sociosanitari personalizzati. A Benevento l'assessore regionale alle politiche sociali Lucia Fortini, che ha spiegato con De Luca, commissario, è possibile il cambio di rotta nella sanità. Sentiamo. La sfida dei progetti sociosanitari personalizzati per lo sviluppo del welfare di comunità l'ha intrapresa la Caritas di Benevento e l'ha chiamata una sfida di comunità. Da qualche anno infatti si lavora per recuperare soggetti con disabilità attraverso i progetti terapeutici riabilitativi individualizzati con budget di salute attivati a Benevento. Ogni ragazzo con una fragilità sociale, sociosanitaria, ha diritto a un progetto individualizzato, lo dice la legge, ci sono i fondi, a Benevento l'ASL c'ha 19 milioni di euro. Purtroppo però la legge regionale impone ai comuni di partecipare alla spesa per il 50%, i comuni senza fondi non possono fare la loro parte, di cui l'interruzione dei progetti e l'idea di sensibilizzare Fortini ad una corretta interpretazione della norma, permettendo l'utilizzo dei fondi con le spese a carico della sola ASL senza la compartecipazione dei comuni. Stiamo di perdere una grande occasione per il nostro territorio e non vorremmo che questo accadesse. Partire dalle persone considerando la spesa sociale non come vincolo ma come opportunità, questa l'idea dell'assessore alle politiche sociali Lucia Fortini, intervenuta alla tavola rotonda in programma presso l'ASL di Benevento. Stiamo chiarendo quella che è la normativa di riferimento, nel senso che ad oggi già è possibile caricare sulla sanità, quindi considerando spesa sanitaria, quelli che sono dei progetti personalizzati. È evidente che noi dobbiamo modificare l'approccio e io credo che bisognerebbe partire innanzitutto dal commissariamento della sanità. Credo che davvero il fatto che il presidente possa essere il nuovo commissario della sanità in Campania sarebbe il punto di partenza per immaginare dei percorsi differenti. Le amministrative di giugno in Irpinia, i comuni più importanti che andranno al voto sono Solofra e Atripalda, e nella cittadina del Sabato oggi si è presentato il candidato sindaco Giuseppe Spagnuolo. Vediamo. Si scaldano i motori in vista delle amministrative del prossimo 11 giugno. In Irpinia, tra i comuni più importanti al voto, c'è Atripalda. Si ricandida l'uscente Paolo Spagnuolo, contro di lui il grillino Nazzaro, il consigliere provinciale Luigi Tuccia, appoggiato dal PD, e il centrista Giuseppe Spagnuolo, che oggi ha presentato la sua lista civica Scegliamo Atripalda. Ristabilire il contatto con la gente e occuparsi del quotidiano, le priorità da cui partirà Spagnuolo nella sua campagna elettorale. Ripartire da un confronto continuo e costante con la città, che in questi anni è mancato, e rispetto a questo poi garantendo la partecipazione dei cittadini anche durante il percorso futuro amministrativo, riuscire a rimettere un po' in piedi una serie di cose, partendo dalle cose semplici, dalla cura dell'ordinario, dalla pulizia della città. E poi c'è il tema centrale dell'inquinamento ambientale, che riguarda da vicino tutti i comuni della Valle del Sabato, con il paventato ampliamento dello STIR di Piano d'Ardine. Certo, Atripalda deve essere presente, deve essere in prima linea rispetto a difendere il territorio, a provare ad mettere azioni in campo per risanarlo. Ovviamente non è soltanto il comune che può fare questo, lo deve fare però incisivamente in tutte le sedi sovracomunali nelle quali Atripalda è presente, dovrà essere più presente per salvaguardare il territorio atripaldese e del contorno, che poi significa salvaguardare ovviamente la salute dei cittadini. Nel Sannio torna ad attualità la vicenda del presepe d'Alisi. L'installazione natalizia nel dicembre del 2011 in Piazza Castello, finita in un'inchiesta della Guardia di Finanza. Ieri è stata annullata con rinvio dalla Cassazione la sentenza con la quale il 2 luglio 2015 il GUP del Tribunale di Benevento, Gelsomina Palmieri, aveva assolto un imputato con rito abbreviato e stabilito il non luogo a procedere nei confronti degli altri 12. L'inchiesta all'epoca aveva riguardato l'allora sindaco Fausto Pepe, il suo vice e assessore alla cultura Raffaele Del Vecchio, il dirigente del settore finanze Andrea Lanzalone ed altri amministratori comunali ed imprenditori. Ora si torna nuovamente dinanzi al giudice dell'udienza preliminare per fatti sui quali incombe inevitabilmente il rischio della prescrizione. Un patto tra Regione Campania e mondo dell'imprenditoria per investire sulla formazione e dunque sull'occupazione. L'assessore Marciani a Salerno sottolinea, conferma l'impegno di Palazzo Santa Lucia per giovani e non giovani senza lavoro.
puntare sulla formazione quale presupposto indispensabile per offrire occasioni occupazionali a chi un lavoro lo cerca e a chi, sull'altro versante, lo ha perso e prova a reinventarsi, attraverso un vero e proprio patto tra imprese e istituzioni. A Salerno, occasione di confronto alla quale ha presenziato l'assessore regionale alla formazione della Regione Campania, Chiara Marciani. Un confronto col mondo imprenditoriale è sempre importante. La formazione che noi dobbiamo mettere in piedi deve essere sempre improntata a creare un'occupazione. Quindi sapere quelle che sono le esigenze del mondo imprenditoriale è la strada principale. E proprio per questo le azioni che abbiamo messo in piedi sono mirate a fare una formazione che sia efficace da questo punto di vista, anche mettendo in aula come docenti le imprese stesse. Questo può essere appunto un sistema efficace per fare una formazione cucita su misura e cercare di avere quindi poi un tasso di occupazione il più alto possibile. L'obiettivo insomma è quello di fare sistema, la parte politica da par suo, insomma dall'altro quella imprenditoriale. Sì, poi oggi ci sono dei punti di vista interessanti su nuove figure professionali, questo è un altro elemento importante, dobbiamo stare attenti anche all'evoluzione, appunto si parla di 4.0, da nuove figure professionali nel mondo dell'ICT, delle tecnologie, protezione dei dati, e quindi questo è un altro elemento importante, riqualificare persone che già lavorano, che hanno bisogno di essere riqualificate per essere sempre al passo dei tempi e delle tecnologie, ad esempio, ma anche appunto creare percorsi e figure che oggi non esistono. Le eccellenze irpine sbarcano al Vinitaly di Verona. Tra le novità di quest'anno, i 7 liquori dei frati benedettini di Montevergine. Paola Iandolo. Una delegazione di aziende associate Terre di Irpinia sarà protagonista al Vinitaly di Verona nello stand Irpinia della Camera di Commercio di Avellino. Il programma prevede degustazioni guidate dei prodotti delle varie aziende presenti, tra cui i prosciutti, i salumi del prosciuttificio Vittorio Ciarcia di Venticano, GB Agricola con la cipolla aramata di Montoro, il biscottificio Lilià di Ariano Irpino, i vini della vitivinicola Nardone, i vini fortificati di De Bumon, i prodotti dell'agriturismo Terranova di Solofra e lo zafferano di Lacedonia. L'obiettivo è di far conoscere e valorizzare le eccellenze territoriali, le buone pratiche e le identità produttive dell'Irpinia, ha spiegato il presidente della Camera di Commercio di Avellino, Oreste La Stella. Era uno degli obiettivi chiaramente che avevamo, io ritengo che ci sarà una certa economia, però comunque mantenendo gli standard organizzativi che ci sono stati gli altri anni. Partecipiamo da domani con metà capannone che è tutto irpino, quindi non è che abbiamo depauperato quelle che erano le caratteristiche di partecipazione delle passate edizioni. Ora l'arte, fino al prossimo luglio Napoli diventa capitale mondiale della cultura con la mostra di Picasso ospitata a Capodimonte. Maria Teresa De Lucia. Un circo con pagliacci, ballerine e animali, per molti il dipinto simbolo della modernità. È Parade, la più grande opera di Pablo Picasso, un sipario di 17 metri di base per 10 di altezza, esposto a Napoli al Museo di Capodimonte fino al prossimo 10 luglio, insieme ad altre 60 opere del più grande artista del Novecento. Prende il via Picasso e Napoli Parade, una mostra storica per il direttore del Museo di Capodimonte, Sylvain Bellanger. È entrato con difficoltà nella sala da ballo di Capodimonte, e devo dire che questo incontro storico della sala da ballo con questo meraviglioso decoro e il sipario è una bellezza fenomenale. La cosa che mi ha colpito di più quando il sipario si è alzato è la dolcezza della pittura. L'opera fu ispirata proprio da un viaggio fatto insieme a Stravinsky, in cui l'artista spagnolo visitò Napoli e Pompei. Infatti una parte della mostra sarà allestita anche nell'antiquarium degli scavi di Pompei. A Pompei è stata anche l'occasione per tirare fuori dai nostri magazzini oggetti che non si vedono mai, perché confrontiamo ovviamente il balletto di Parade con tutti gli oggetti che lo hanno ispirato, dall'Art Nègre, quindi ci sono maschere africane, ma ci sono anche le nostre maschere classiche. Oggi Napoli è una grande capitale mondiale della cultura, così il governatore Vincenzo De Luca. È una scelta culturale che facciamo, proiettare Napoli sul piano internazionale, cercare di unire l'antico e il contemporaneo, cercare di valorizzare insieme beni architettonici, beni archeologici, ma anche momenti di arte moderna. In chiusura, un esempio di fondi spesi bene e valorizzazione dei piccoli borghi. Gianni Vigoroso ci fa conoscere l'altra faccia dell'Irpinia, quella di Melito Irpino. Vediamo.
Ben 28 telecamere dislocate nel centro urbano, efficientamento energetico sugli edifici pubblici, superdossi artificiali per niente scomodi, spazi per i bambini e gli anziani, strade tutte percorribili senza toppe o buche, una signora piazza con tanto di verde arredo urbano, un meraviglioso stadio in erba sintetica prossimo all'inaugurazione. Il paese modello si chiama Melito Irpino, collocato a metà tra Ariano e Grotta Minarda. Abbiamo puntato sull'arredo urbano, credo che tutti possono ammirare un po' anche la sensibilità che abbiamo avuto per quanto riguarda proprio anche davanti alle scuole, realizzare dei passaggi pedonali in maniera tale che tutti possano transitare, soprattutto gli alunni delle scuole elementari e medie, in sicurezza. E quindi devo dire che anche se in un primo momento come dire, è difficile un po' da recepire anche la segnalazione di tutti quanti i parcheggi, il rispetto un po' di quelle che devono essere le norme per quanto riguarda la circolazione stradale, devo dire che adesso anche con l'aiuto dei vigili urbani, insomma, credo che tutto stia funzionando per il meglio. Ma i lavori non finiscono qui, ci sono nuovi obiettivi all'orizzonte da raggiungere, il recupero e la riqualificazione dei beni architettonici e ambientali, ma Melito Irpino può considerarsi a pieni voti un piccolo borgo della campagna, vivibile e da visitare. Da parte mia è tutto, ora c'è il meteo, poi il TG Sport e alle 15 seguiamo le partite di Serie B con Febbre da Stadio. Arrivederci.